Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati con un nuovo episodio di Madison. Buona visione. Oh? Che cos'è, cos'è, cos'è? Non ho visto, raga, non ho visto. Per fortuna non ho visto nulla. Ok, non voglio sentire più questo che parla, non ce la faccio più. Quindi secondo me abbiamo trovato parte del codice. Orologio a chiave. Questo non so a che ci serva. Un'altra foto? Ah, lo sapevo. Ma perché ho fatto la foto? Ah. No, no, scappa, 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 scappa. Allora, secondo me ho trovato parte del codice di quella porta nel corridoio principale. Quindi andiamo subito a vedere. Allora, ho capito. Mi fai provare? 6 1. Allora, la chiave potrebbe essere per questa stanza degli orologi. Sì, infatti. Ah, ma si scende. Una stanza piena di orologi. Almeno abbiamo la cognizione del tempo. TikTok. No, ma intende che devi prendere il cellulare e fare... No, scusatemi, raga, scusate. È chiuso. Ma noi abbiamo un grande strumento a nostra disposizione, quindi il cassetto ora si apre. E troviamo una combinazione. 3 a sinistra, 12... Aspettate, me lo segno. Vediamo dietro questa porta. Ah, non si apre, bastarda. Ok. Allora io credo che dobbiamo cercare di aprire le cassaforti, perché abbiamo trovato due fogli con su scritto le combinazioni. E se non sbaglio l'ufficio stava di qua, sì. No, aspettate. No, 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 no. No, ma ora... No, 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 raga, veramente. Diventa sempre più pesante, sempre più spaventoso. Dobbiamo cercare di finire questo gioco il prima possibile. Allora, non mi ricordo l'altra parte della combinazione. Dov'era il foglietto? Se non sbaglio, in bagno stava. Di qua? Sì. Ho qualcosa a destra, 5 a sinistra. Ok, cerchiamo di aprire le cassaforti. Oh, oh, ma perché mi chiude le porte in faccia, sto bastardo? Non capisco, è Madison o un'altra creatura? Vabbè, dai, non ci facciamo domande. Aspettate, ma perché sta un divano sul soffitto? Normale questa cosa? Forse devo fare una foto? Vabbè, però, dai, come parte dell'arredo perfetto. Hanno cercato di spaventarmi. Purtroppo non ci sono riusciti. Cerchiamo di aprire la cassaforte, dai. Allora, 3 a sinistra, 12 a destra, 5 a sinistra. Oh, perfetto. John, figlio mio, sono già vecchio e la fita. La vita è passata per tutti noi. Sono così orgoglioso di vedere l'uomo. Sono così orgoglioso di vedere l'uomo che sei diventato. Così felice di aver goduto profondamente dei due nipotini che mi hai dato, Luca e Chanel. Scrivo questa lettera perché un giorno tu possa capire tutto quello che mi passa per la testa in questo momento e di cui non ce ne potrebbe fregare di meno, e sfatare il mito che io sia un vecchio pazzo. Ah, perché non lo sei? Dio esiste, come lui esiste Satana. Per tutta la vita mi sono sforzato di non credere, ma il tempo mi ha dimostrato che mi sbagliavo profondamente. Tua madre non era affatto malata e non ho potuto impedire che la sua triste fine... che la sua triste fine accadesse. Per quanto possa sembrare inventato, Blue Nise è reale. Non uno specialista è stato in grado di rintracciare la causa della sua condizione, per non parlare di trovare una cura per aiutarla a combattere. Vorrei davvero poter tornare indietro nel tempo e dirle ti credo. Ok, ma la cosa più importante è questo orologio, che secondo me dobbiamo inserire in uno di quegli orologi che stanno nella stanza degli orologi. No, questa presenta un'altra combinazione. Che palle! Porca troppa! Fammi fare la tosse in grazia di Dio, porca puttana! Raga, allora è Madison, io pensavo fosse un'altra creatura. Alla fine non riesco mai a distinguere se sia veramente lei o meno. Vabbè, credo che questa fosse la conferma che tutto il tempo era Madison. Allora, mettiamo l'orologio qui. Molto bene. E prendiamo questo medaglione. Qui forse? No, aspettate, ma...
Potrei anche star sbagliando. Ma sicuro che va qui? Aspettate, raga. Però tutti gli orologi qui puntano le 8 meno un quarto. Forse non è corretto. Ma anche qui forse ho sbagliato. Aspettate. Mi sto confondendo un attimo. Aspettate, perché ora veramente... sto uscendo pazzo, raga. Qui punta mezzanotte e 25. Quindi devo trovare un orologio che punta mezzanotte e 25. Giusto? Questo punta all'una e mezza. Quindi è un bel guaio. Allora, dobbiamo vedere gli altri orologi. 9:30 ce l'ho. Eccolo. 9:30. Lo mettiamo qui. Quindi prendiamo questo. 8:20. Sì, raga, allora devo cercare un po' gli orologi in giro per casa. Ah, ma mi ricordo che ci sta... no, 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 Madison, Madison, no, queste cose no. Che ci sta... no, 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 no. No, raga, veramente, no. Allora, qui che ne so che orologio va? Come funziona qui? Che ne so cosa inserire? Però 8 meno un quarto mi serve, aspettate. Madison, madonna se mi spunti un'altra volta, Madison. Madonna, Madison. 8 meno un quarto lo devo inserire qui. Perfetto. L'una e mezza va... esattamente. Dove va l'una e mezza? Scusate. Ah, aspettate, c'era un... no, 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 madonna, raga, no, non ce la faccio più, raga. C'era un... veramente, non ce la faccio più. Capitemi, per favore. È straziante. Allora, mi ricordo che qui ci sta un pendolo. Eccolo lì. Ok. Mezzanotte e 25. Sì, perfetto. Allora, mezzogiorno e 20. Qui. Perfetto, servono le 4:20. Ups, ho visto solo le gambe. Ah. Raga, l'avete vista la sedia muoversi? Cioè, ormai che ci meravigliamo a fare, vaffanculo. Che ci meravigliamo a fare. Nel momento in cui ho alzato la testa, ha approfittato e si è manifestata. No, raga, che infame. Comunque, ecco un altro pendolo che avevo scordato. 4:20, proprio l'ultimo che mi serviva. Oh raga, sono impazziti gli orologi. Facciamo la foto. No, non serve a nulla. Ok. Raga. Ok, faccio la foto, faccio la foto. Che vuoi, ma che... ma sta arrivando qualcuno? Vabbè, posso aprire la porta? No, non si apre. Ok, ora si è aperta. Posso entrare? Oh, c'è un altro orologio qui? Ah, ma possiamo appendere qualcosa? Vedete? Ora il blocco di cemento torna utile. Come non detto. No, non serve a un cazzo. Però scusa, cosa ci metto a posto dell'orologio? Credevo che il blocco di cemento servisse proprio per questo. Invece no. Ok, andiamo al piano di sopra. Allora, ha disegnato qualcosa? Una combinazione o qualcosa del genere? Questa sarà la combinazione per la cassaforte rossa. Dobbiamo andare 11 a sinistra, 7 a destra e 4 a sinistra. 11, 7, 4. Ma come? Ho capito male allora? Ma non è che la freccia finale rappresenta un altro valore? Quindi invece di essere 11 e 12, invece di essere 7 e 8, invece di essere 4 e 5. Proviamo così. 12, 8, 5. Quindi la freccia finale era un altro valore. C'è una chiave? Ma tu pensi alla chiave, scusami. Stanno un sacco di soldi lì dentro. Chiave, penso della stanza di Johnny. No, sto già portando troppe cose. Andiamo a posare qualcosa al deposito. Conserviamo piede di porco e il martello per ora. Ok, chiave della stanza di Johnny. Ok, credo sia questa porta. Sì, esatto. Permesso. Ah, che bella stanzetta. Veramente fantastica. Devo fare una foto? Per salvare l'uccello, il coniglio saltò in aria, lasciando tutti i suoi amici indietro. Il serpente sotto il ratto rimase, mentre lo squalo nelle profondità questo piano progettò. Ah, ok, quindi il coniglio deve stare in alto, il serpente sotto, lo squalo ancora più giù. Allora, il coniglio deve stare qui su, lo squalo nelle profondità, quindi deve avere il pezzo più pesante. Vediamo un attimo. No, aspettate, l'orologio è quello più leggero, quindi forse è il contrario. Vediamo un po'. Ok. Ok. Ha funzionato. Cos'è? Blue Knees. Quindi questo è il libro di cui tutti parlavano. Apriamo. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.